Nel 1984, in una torbiera della Gran Bretagna occidentale, fu rinvenuto un corpo nel fango. Era lì da almeno 2000 anni. Si trattava di un membro di una tribù celtica, un'affascinante traccia di un popolo che visse secoli prima della nascita di Cristo. Si trattava quasi certamente di un sacrificio umano agli dèi. Il corpo è stato ben conservato dallo spesso strato di fango. Per gli archeologi si è aperto un prezioso spiraglio su una cultura ancora avvolta nel mistero. I Celti, infatti, erano un popolo dalle enormi contraddizioni, capaci di violenze selvagge e dotati di grande sensibilità artistica. In guerra erano i più temuti e le loro imprese hanno ispirato la leggenda di Re Artù. Anche la loro forma di espressione artistica era la più avanzata, infatti si possono considerare come i precursori dell'astrattismo d'Europa. I Celti erano un misto di materialismo e superstizione. Nella lavorazione del metallo erano i più moderni per quel tempo, mentre la loro vita quotidiana era guidata dal loro misterioso sacerdote, il Druido. Ma che cosa sappiamo di questo popolo che Aristotele ha definito temerari oltre la paura? Da dove sono arrivati? La loro lotta contro l'impero romano come ha modificato il corso della storia in Occidente? Tutto questo rappresenta l'antico mistero dei Celti. I Romani ed i Greci li consideravano barbari e li temevano più di ogni altro nemico. Un termine solo, paura. I riferimenti occasionali al mondo celtico da parte di scrittori classici sono quasi sempre caratterizzati da questa sensazione di pericolo, come se fossero un popolo da evitare. Temevano i fantasmi dei nemici massacrati e pensavano che appropriandosi delle loro teste potevano allontanare gli spiriti vendicativi. Un viaggiatore greco racconta che in Gallia avevano l'abitudine di imbalsamare le teste dei nemici famosi, mostrandole poi ai visitatori come trofei di guerra. Erano molto abili nell'attaccare psicologicamente gli avversari. Sapevano che se fossero riusciti a spaventare a morte i nemici prima di incontrarli, avrebbero già riportato una mezza vittoria. Le loro grida di battaglia erano feroci, anche perché molti erano ubriachi e forse intossicati da altre sostanze. Con potenti corni e trombe di guerra facevano più rumore possibile per spaventare il nemico. I Celti erano un popolo rurale, spesso in movimento. La cultura greca e romana era basata sull'urbanizzazione. I Celti, invece, come popolo rurale, era poco interessato a costruire solide e durature strutture abitative. Per questo motivo, i Romani non capivano i Celti e li ritenevano incivili, barbari e selvaggi. Quando le tribù celtiche non erano in guerra, coltivavano la terra e vivevano in villaggi. Nel sud dell'Inghilterra gli archeologi hanno ricreato una fattoria celtica completa di costruzioni, bestiame e coltivazioni, così come doveva essere più di 2000 anni fa. Erano i contadini che finanziavano le campagne dei guerrieri. Era una società multistratificata. In cima c'era un capo e subito sotto di lui, ma non necessariamente fedele, c'era l'aristocrazia guerriera. Poi veniva il popolo, che produceva denaro e ricchezze per sostenere quell'aristocrazia. Quindi, grazie alle attività legate all'agricoltura, all'allevamento e alla caccia, l'economia celtica prosperava e permetteva all'aristocrazia di esistere.